Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio di Tales of Mainir. Eccoci qua con il nostro Ortius. Diamo un'occhiatina a Ortius, guardate che bello che è Ortius. E sono riuscito a capire come andare avanti. Ho raccolto le cose, no. Perché avevo sentito che passando per di qua si aprivano dei pistoni. Non sono ancora riuscito a capire cosa servono, però intanto sono riuscito a capire come andare avanti. Vi ricordate la bella città che avevamo trovato di là? Bene, questo blocco qua è diverso, infatti ci dice l'angolo della cucina qua sul vialetto. Quindi spacchiamo la cobblestone, sì, la cobblestone spring. Spacchiamo questo senza accetta, che non ce l'abbiamo più. E guardate cosa c'è qua. Oddio. Bello, io ho questo sotto casa. Io queste cose sotto casa neanche lo sapevo. Armature di diamante. Forse mi sa che apre qua, eh. Vediamo cosa c'è. Atto di confisca by saggio Mainir. Come presente atto di confisca di tutte le attrezzature da guerra a Ortius con conseguenza di fila dell'acquisto di nuove forniture. Che stronzo. Non sono mica un guerrafondario io, eh. Eccolo qua, diario 4. Ah, quei vecchi bigotti spaventano quando vedo le mie pietre luminose durante la confisca delle mie armi. Non sono tenuti a capire la mia alchimia. Hanno confiscato tutto quello che volevo. Che avevo. Ma io sono più furbo, non hanno preso tutto. Nascosto qualcosa per questo tipo di emergenze. Xiloti la pagherà. Una volta che sarò armato di tutto punto, potrò addentrarmi nella miniera cittadina. È piena di corridoi segreti e vie di fuga, ma anche infestata da quelle bestie ripugnanti. Ora io. Non so se posso prendere queste armature qua. Non penso. Voglio fare una prova. Poi riesco? Ok. Voglio fare una prova. Io ho sentito quei pistoni là. E là, quella là mi sembra proprio una bella porta, anzi, eh. Vediamo. Rimane aperto. E rimane aperto. Ok. Speriamo che regga. Corri, 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 corri. Dentro. Sotto. Vediamo. Non si è aperto niente qua. Non si è aperto niente. Non so se si possono prendere queste cose qua. Non penso comunque. Ok, dai, non le prendiamo per sicurezza. Perché alla fine non si può distruggere niente, quindi. Ok, quindi adesso si può andare finalmente nella miniera. Olè, prendiamo queste cose qua. E vaffanculo anche a te, Ortius. No, come cazzo si chiama il tipo? Xiloti. Ecco, Xiloti, vaffanculo Xiloti. Andiamo in miniera, almeno. Sì. Ah, no, questo qua è il 3, quindi il 3 non mi serve più. Questo qua è il 4. Sì. Vabbè, armato di tutto punto. Per me è così. Sono armato di tutto punto, come potete ben vedere. Quindi andiamo alla miniera cittadina. Tun 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 tun. Eccola qua. Siamo già passati per di qua. Abbiamo visto che qua c'è già un diario. Lo prendiamo. Allora, sono all'entrata della miniera. Non ho mai lavorato in questo posto, ma sono sicuro che qualche minatore saprà qualcosa su come accedere ai tunnel segreti della città. In questo modo potrò introdurmi nei quartieri privati di Xiloti e rovistare un po' in giro. Devo esserci dei tunnel lì a ogni città, giusto? Il suo respiro si fermò quando il tombo sacro la colpì. Cazzi suoi. Ok, non c'è un rail? No, mi sa che si scende da qua. Linea 47. Chiusa. Chiusa questa. Linea 45. Chiusa anche questa. No good. Non dimmi che bisogna fare parkour qua. Non dimmi che bisogna fare parkour qua. Adesso è un tunnel. Ma vuoi vedere che davvero non c'è neanche un. No, qua non si può essere perché non si passa là, giustamente.
Io qua muoio, non so fare parkour. Io qua muoio. Si può proprio saltare su qua? No. Allora, vediamo. No, qua muoio. Ragazzi, io qua morirò. Io so già che lo morirò e perderò tutto. Allora facciamo una cosa intelligente. Che alla fine tanto intelligente non è, perché se riesco a saltare mi tocca tornare indietro, ma non importa. Allora, le cose importanti le lasciamo un attimino qua. Via tutto. Ok, questo qua anche. Vediamo se riesco a fare il salto della fede. Se riesco a fare il primo colpo ci riuscirò anche il secondo. No, no, io lo sbaglio, ragazzi, lo sbaglio. Ma adesso? Cioè, bisogna spaccarlo per forza qua per passare. Non si passa. Come torno indietro? Fanculo! Non sono morto. Ok, via, non si va giustamente. Qua? Interruttore? Notte! No. Oddio! Oddio! No, 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 no. Che no, 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 no. Ma è un'arena? Cos'è sta cosa? È un'arena. Devo uccidere Creeper. Ma vaffanculo. E non ho neanche armi. Non ho armi, non ho niente. No, 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 no. Ah, sono lontanissimo, c'è Creeper. Cazzo, c'è un altro, cazzo. No! Vabbè, dormiamo intanto, torniamo là. Buon salve. Allora. I primi problemi subentrano là, quindi per cui. Dai, più o meno mi ricordo quello che bisogna fare. Più o meno. Spero. Vediamoci tutto. Sperando di non morire. Ok. Via tutto. Mi tengo soltanto. Oh, una potato. Una patata. E torce e pane. Ok. Torniamo giù. Allora, problema. Si dice che si riesce a saltare da là. Vedete, quel blocco l'ha messo apposta là per me. Ok, fin qua ci siamo. Qua però. Prima avevo spaccato. Cioè, quei spaccati teoricamente li posso. Tanto bisogna andare là per forza, cioè. Dopo qua si salta qua. Ok. Ok. Quei creeper laggiù là? Ma perché c'hanno quel coso strano intorno? Non so se riusciamo a ucciderne uno. Cosa succede? Morto. Niente, solo esperienza da. Ok, ma a me sinceramente pare strano che non. Zombie. Che non ti dia railcar. Cazzo! No, 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 non spawn, no, non spawn, no, non spawn, no, non spawn. No, non spawn. Ah! Cazzo, 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 qua muoio, 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 qua muoio. Le pozioni, ma non le uso perché sono stupido. Forse. Ok. Ferro. Crafting? Cosa c'è? Reazione.
Reazione della nota. Una spada un pochettino più pro abbiamo adesso. Perfetto. Leggiamo qua. Moltissima gente viene qui a chiedermi delle vie di fuga sotterranee del villaggio. Che lo quale è la via di fuga più veloce dei negozi alimentari? Che lo in caso di attacco dobbiamo essere pronti? All'ingresso poi i tunnel cittadini? Sì, certo. Attacchi non si vedono barbari. Sì, certo, attacchi. Non si vedono barbari di 60 anni tutto il giorno. 60 anni tutti questi topi di fogna. Vogliono solo una via facile per rubare dal proprio vicino e farla franca. Non voglio più avere a che fare con questa gente. Facciamo che chi riesce a fare tesoro di questa nota avrà la sua risposta. Ok. L'azione di Ortius. Ho fatto dei progressi a questo minatore senza nemmeno sapere chi fosse. Mi ha dato del criminale. Non ha neanche tutti i torti. Non ha tutti i torti. Alla fine giustifica i mezzi. No, si lo tira le ore contate. Ok. Quindi tipo noi siamo una persona tanto cattiva, noi siamo. Io sono arrivato qua adesso. E adesso? E adesso che si fa? Qua c'è una crafting table, quindi se vi dà qualcosa. No, no, no. Mica ho fatto la cazzata di venire per di qua, magari non dovevo venire per di qua. Op, op. Dove sei? Dove cazzo sei? Guardalo che. Anch'io sono capace, stronzo. Voilà. Che shot. Tutta mia esperienza. Uno. Che stronzo. Non riesco a capire da che parte si va. Trallallero, trallalla, io dico. Proviamo a tornare su a sto punto. Vedere se c'è. Vedete, è fatto troppo. Allora, qua è rotto. No, non è rotto. Si è rotto. Comunque non si potrebbe passare col railcar qua. Ah, la grotta là. Ah, giusto. Mi sono dimenticato della grotta là. Giusto. Come torno su? Mi tocca piazzare blocchi qua. Io non ho blocchi da piazzare. Direi che me ne basta anche uno. Scusatemi. Però vabbè, non si torna su sino. Mio, vieni qua. No! Ecco. Morto. Vaffanculo. Cazzo, un creeper là. Quindi, adesso siamo armati. Forse riusciamo a contenere i creeper. Dai, 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 vediamo cosa succede. Vaffanculo! Ok. Sì, ok. Ottimo. Dormiamo, aspettiamo il giorno. Bene ragazzi, quindi. Sì, ho perso tutto. Ho perso le armi, ho perso tutto. Io direi che trovo un modo per tornare giù. Là. Anzi, andiamo a sperare un pochettino la grotta così, armati di niente. Perché noi siamo pro. Siamo dei veri pro noi. Però ho perso tutto là, non mi va bene. C'è davvero un modo per scendere là, tipo tornare su. Vediamo. Io sono morto. Là da qualche parte. Va bene, dai. Qua dove ho rotto, che devo riuscire a passare comunque. Ecco. Ma quanto nabbo sono, cazzo. Ma se abbiamo tutte le robe. Ma sì, tipo. Mi faccio morire. Esatto, ma mi faccio morire tipo. Qua. Tipo qua mi faccio morire. E dopo mi vado a riprendere le cose da di là. Ma che idea c'è? Va bene ragazzi, quindi direi che per l'episodio è tutto. Ah, zombie, ok. Prossimo episodio andremo a esplorare quella grotta là. E mi farò il giretto qua di morte. E. Cazzo! Bene, mi farò il giretto di morte, stavo dicendo. E ciao a tutti.